Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. I social hanno cambiato la nostra vita. È un dato di fatto. Il loro avvento è stata la vera novità del nostro tempo e stiamo vivendo un'autentica rivoluzione tecnologica e sociale, figli di un tempo che sicuramente influenzerà e non poco il futuro. L'avvento dei social network ha avuto aspetti positivi e negativi, ovviamente. Personalmente dico che da quando ne sono fruitore ho goduto della semplicità comunicativa e tecnologica che mi hanno messo a disposizione, ma c'è da dire che grazie a esso ho avuto occasione di notare i peggiori difetti dell'uomo e anche con maggior frequenza: la stupidità, la superficialità, l'invidia, l'egoismo, e solo per citarne alcuni. Ci sentiamo in costante dovere di sentirci parte del mondo social, come se solo i social ormai siano in grado di attestare che siamo davvero al mondo e sapere sempre cosa accade in esso per restare al passo con i tempi. Ma non solo, senza dilungarmi troppo, i social hanno creato alter ego, hanno creato piccole star di paese, hanno dato rilievo alle apparenze, ai contenuti superficiali, quando in verità mostrano solo la punta di un iceberg. I social sono residui rapidi e iconografici del nostro quotidiano. Tutto ciò passa al filtro dei nostri seguaci, che ci danno il loro consenso, che spesso è stringato, limitato, quasi predefinito. Oltre ai ricordi che ci hanno segnato la memoria fisica, la coscienza, la carne, cominceremo a tenere conto anche di questa nostra costruzione parallela, fatta di frame che costruiscono la nostra mediocre epoca digitale, fatta per rincorrere il mito di Gianluca Vacchi ed Emily Ratajkowski. Sembra quasi che i social abbiano creato una forma di piramide sociale, nella quale chi sta in basso è quasi obbligato a imitare o somigliare a quelli che stanno in alto. La verità è che senza l'appoggio degli altri, per mezzo di un like o di un commento, non ci sentiremmo nulla. Ma adesso andiamo a sentire cosa ne pensano alcuni miei coetanei, se non mi investono. Gianluca Vacchi. Vabbè, io dico solo accavallamento. Lo conosco questo. Non so neanche chi è io questo qua. Ah, Gianluca Vacchi con la sua amica. Secondo me è un fenomeno. È un fenomeno. Sì. Posso dire già che non mi piace. Tu sei una persona molto social? Abbastanza. Un po' sì. No. Come mai? Ah, perché... No, vabbè, mi viene da ridere, vi prego. Non c'è da ridere. Non lo so, non mi interessa. No, per niente no. Dipende, a volte sì, a volte no. A volte non mi piace stare troppo sui social, vado a momenti. Stai attenta al numero dei mi piace? Sincera. Dipende su che social. Cioè, forse per le donne è una perenne ricerca di attenzioni. No, prima sì, adesso no. Prima quando? Prima tra 4 anni fa sì. Quando adesso ero fissata con le donne. Quanti anni hai adesso? 22. Sì. Sì? Sì. No, io guardo chi me li mette i like. No, ma il numero no, no, chi? Il numero più no. Chi? Più chi, sì sì. Non mi interessa il numero. Ti è mai capitato di togliere un contenuto social perché prendeva pochi mi piace o era poco apprezzato? No. Sincera? No, no, mai. Sincera? Sincera. Sincera, eh? Non no, dite bugie. Mai. Perché ne prendi sempre tanti? No, non ne prendo tanti, però mai. Ok. Tu? No, nemmeno. Nemmeno. Secondo te questi social hanno creato delle barriere tra le persone oppure alla fine riescono nel loro vero compito, che è quello di unirci o di semplificare la socializzazione tra di noi? La seconda, semplificano la socializzazione, soprattutto per le persone che non sono in grado di socializzare. Quindi a te ti hanno aiutata molto nella vita di tutti i giorni? Non uso social per socializzare. Secondo te, i social non ci hanno un po' obbligato / convinto a pensare che la vita perfetta è quella che fanno quelli come Gianluca Vacchi, Emily Ratajkowski e via dicendo?
Non lo so, cioè secondo me è più un'illusione nostra, perché forse con questa cosa del mettersi sempre in mostra si sono persi i valori di base, cioè lo stare assieme, il parlare. Ma i social rispecchiano veramente quella che è la realtà? No. Come mai? Perché il social è una cosa, è un mondo virtuale. Certo, però in teoria dovrebbero mostrare al mondo quella che è la realtà della vita di tutti i giorni. Ma è così veramente? Secondo me no. No, secondo me no. La vita è tutt'altro che i social. Beh, è una parte importante della vita, però no. Usciresti mai con un ragazzo che a pochi mi piace? Sì, non mi interessa. Tu? Vabbè, sì. Non ti interessa? Non mi interessa. Il social non significa avere tanti like, tanti seguaci, eccetera. È vedere un attimo cosa succede nel mondo, anche lì secondo me è molto importante. Secondo me cosa succede nel mondo, il social serve a quello, secondo me. Minchia, ne vedo mille su Instagram. Gran bella figa. Tanta roba. La conosci? No. Emilia Ratajkowski? No, sì, la conosco. Vabbè, ah, la conosci. Scusami, ma... Reazione spontanea. Certo. Lei metterebbe sui social un contenuto di questo genere? Assolutamente no. No. Ma secondo te... rispecchiano veramente quella che è la realtà? Abbastanza, sì. Cioè, abbastanza come mai? Ostentazione, esibizionismo direi che si riscontra anche nella realtà ed è appunto un mondo di apparenza che poi ritrovi anche in giro per il quotidiano come può essere appunto su Salice. Fammi degli esempi pratici, senza offendere nessuno. Senza offendere nessuno basta girarsi un attimo e andare... poco più avanti e vedi pagliacciaggine, cafonaggine, ostentazione, esibizionismo. Purtroppo non posso dirlo, ma sono d'accordo. Voi siete delle persone molto social? Non tanto. Per niente. Sì, abbastanza. A questo punto direi ni. Ni. Tu sei uno che sta molto attento al numero dei mi piace che prende? No, per niente. Te ne può fregare di meno. Esatto. Uscireste mai con una ragazza che ha pochi mi piace su Instagram o su Facebook? Sinceri, tutti e tre. Se è figa, sì. Quindi, cioè, alla fine i social non rispettano veramente quella che è la realtà. No, le foto si modificano. Appunto. Sì, è vero. Cosa ne pensa di questa età fatta di social? Che a volte si eccede. Sta rovinando il mondo. Addirittura. Secondo voi hanno creato delle barriere tra noi persone, tra ragazzi normali o ci hanno avvicinati? Barriere hanno creato. Molte. Anch'io, barriere? No, avvicinati. Ci hanno avvicinati, come mai? Perché sì, nel senso... Vabbè, allora no, hanno ragione loro, dai. Uniti nella lontananza e allontanati nella vicinanza. Brava amica. L'hai piaciuta? Ottima risposta. Ma cosa ne pensi di quelle persone che magari mettono un contenuto, prende pochi mi piace e lo tolgono? Malissimo, poca personalità e cioè sfigatino. Se sei sicuro di te lo lasci, cioè anche se fai zero like l'importante è, cioè, se uno posta una cosa la posta per se stesso prima di lo tutto. Lo fai perché vuoi condividerla, non perché vuoi... Esatto, deve essere, cioè io personalmente quando uso il social posto qualcosa, è una mia cosa personale che voglio far sapere o uno sfogo e chi se ne frega se non è condiviso, cioè è una mia liberazione, è una mia cosa. Cosa ne pensi di chi spettacolarizza il dolore sui social? No, malissimo questa non cosa. Lo so, esempio stupido, è morto il mio cane, è morto mio nonno. È una cosa brutta e squallida secondo me, cioè nel senso sono cose che andrebbero rispettate e cioè momenti di dolore non vanno ostentati. Ci può essere l'ostentazione se hai bisogno di un aiuto, quello sì, però diversamente no. Di un aiuto, non di attenzione. Esatto. Sì, loro sono fighissimi.
Amore, mi fai una danza happy sul fatto che siamo primi? Ma a me piacciono loro due, quindi cioè, stanno bene insieme e comunque non si vede niente, amore, quindi non è una cosa felicità. Così è una bella foto, ma grazie. Mi sono antipatici. Tutti Ferragni si sta arrogando il merito delle visualizzazioni su YouTube perché l'ha pubblicato su Instagram Stories. Gli ho detto, beh, ma ha fatto quelle views subito dopo che hai pubblicato. E fa, no, no, amore, ma non è detto. A me piace un po'. Chiara Ferragni, l'adoro. Ti piace? Top, top. Lui intendeva. Ma sono belli. Ti piacciono Paradiso. Insieme? Sì, però... Però non so, non mi convincono tantissimo come coppia. Brava, non è che secondo cosa social. Ostentano troppo? Sì, esatto. Tu sei una ragazza molto social? Abbastanza. Sì o no? Sì, sì, credo sì. Credo. Voi? Cercatela su Facebook. Più o meno. Mi va, più o meno, sì. Non molto. Abbastanza, sì. Sì, io sì. Più Instagram. Più Instagram o Facebook? Instagram. No, Facebook no. Non Instagram. No, io non tanto. Sì, cioè, abbastanza. Ma io no, non tanto. No, io pubblico una foto una volta al mese. Beh, io passo le mie giornate sui social. Davvero? Yes. State molto attenti ai numeri dei mi piace che prendete? No. No, anche perché è sempre uguale. E al numero dei follower? Beh, abbastanza. Non li guardo da 3 anni. Sì. Come mai? Boh, così, cioè non è importante, però. Non è importante. Ma no, però. No, quelli no, perché tanto non ne ricevo, quindi posso. E tu? Io no, perché ne metto una al mese, la metto, poi sto lì a guardare. No. Per niente. No, neanche io. No. Zero. Io più che altro guardo le persone che mi interessano, che devono metterlo. Ok, così ha più senso. Sai, social forniscono una visione corretta di quella che è la realtà oppure no? Assolutamente no. No, perché certe persone fanno vedere come sono su Instagram una bella vita, poi magari stanno lì sul divano, non lo so. Secondo me non sempre, però ogni tanto le cose si camuffano un po' con i social, però a volte no, cioè una persona a volte può essere quella che è, basta. Secondo me metà sì e metà no, dipende come uno... Motivi. Come motivi? Dipende come uno interpreta il social. Lei come lo interpreta? Io... Beh, io lo vedo, vabbè, io con le, cioè, lo vedo come conosci tante altre realtà. Perché io posso pubblicare qualsiasi foto, se che sono alle Maldive, ma in realtà sono a casa a guardare la televisione, la gente può credere quello che voglio. L'apparenza inganna. La vita vera è un'altra. Lei è una grande fan di Gianluca Vacca. Sono una grande fan, eh? Cosa ti piace di... Fa ridere, è simpatico. È un bomber, sì. Vabbè, ma è tutta apparenza o secondo voi rispecchia veramente quella che è la sua vita? Cioè i social rispecchiano veramente quella che è la nostra vita? No, per niente. Solo quello che vuoi far vedere tu. Esatto. Secondo te i social ci hanno resi più superficiali? Sì, perché io sono nata e cresciuta in un'epoca senza social e poi è stata introdotta dopo. Sì. E fai fatica a inserirti adesso in questa epoca social, chiamiamola così. Così vecchia, no? No, vabbè, no. No, se non eri abituata, come mi hai detto te. Sì, no, hanno reso più superficiale sicuramente. Vuole scappare il cane. Sì, esatto, perché lei non è molto social in non realtà. È molto social. No, per niente. Non usciresti con un ragazzo che ha pochi mi piace? Che ha pochi mi piace? Sì. No, sì. Di la verità. Sì. Ma perché uno deve dire perché uno a pochi mi piace? È una domanda. Allora, una volta si andava in discoteca, si chiacchierava con i ragazzi, ci si con... Adesso no, tutto social. Che due coglioni. Ma i discorsi di una volta non ci sono più. E appunto. È tristezza. Buonasera, tutto bene? E niente, sono sopra un macchino. Cosa devo dire? E niente. Ok, questa è la reazione. Saluta Antonio. Senti la mia frase, ti mando al manicomio. È diventato famoso dicendo una frase, quindi buon per lui, però. Va bene, lui è un fenomeno del web, certo. E quindi è nato grazie al web. Io ti chiedo, ma tu sei una persona innanzitutto che usa molto i social? Non ne abuso, ma li uso. Ultimamente sì, abbastanza, ultimamente sì. Come mai? Perché diciamo che vabbè, nel mondo di oggi i social ci stanno. È essenziale.
No, essenziale no, si potrebbe vivere anche senza, però siamo abituati così e quindi anch'io. Sei attento a quelli che sono i seguaci che hai su Instagram? Non particolarmente. Non. Ti è mai successo ad esempio di togliere il follower a qualcuno? Sincero, eh? Sì, assolutamente. Come mai? Non ricambiava, oppure non era una persona che mi interessava particolarmente. Però l'ho fatto, anche più di una volta. Stai particolarmente attento al numero dei mi piace? Al numero no, più che altro alla gente che mette mi piace, il numero non tanto. A volte la gente. Per alcune cose che metto perché ritengo più importanti di altre, sì, guardo anche il numero, però non è una cosa fondamentale. Ma con sincerità, perché tutti dobbiamo avere il numero di follower maggiore di chi seguiamo noi? Penso che ai giorni nostri sia una cosa che in gergo faccia abbastanza figo. Ma che in realtà non è così tanto essenziale. Però purtroppo è così, fa figo oggi avere più follower che seguiti, quindi. Tu hai più follower che seguiti? No, io ho più seguiti che follower, di poco però ne ho più seguiti. Quindi sei una persona molto generosa, devo dire. Al giorno d'oggi costa di più un follower su Instagram che offrire un caffè a qualcuno. E ai giorni nostri sì, purtroppo, però io non sono una persona che ci fa abbastanza caso. Però comunque ho più seguiti che follower, quindi sono tra le eccezioni. Secondo te questi social, no, che in teoria, come dice il termine, hanno il compito di socializzare, aiutare la socializzazione, ci hanno invece uniti veramente o ci hanno un po' separati, creando delle barriere tra di noi? Allora, bisogna guardarla da diversi punti di vista, secondo me. È una cosa che andrebbe analizzata bene, però sicuramente da un lato possono veramente dare una mano a socializzare, perché c'è chi veramente fa fatica a socializzare dal vivo. Dall'altra credo che invece pongano veramente dei seri limiti tra di noi. Da un punto di vista ci ha allontanati, da un altro ci ha avvicinati. Cioè, come ci ha avvicinati? Ci ha avvicinati perché puoi essere in contatto con una persona che è lontano dall'altra parte del mondo, diciamo, però ci ha allontanati perché comunque passiamo più tempo probabilmente sui social, sul telefono, sul computer, che magari a vederci di persona. Quello. Siamo diventati forse anche un po' più superficiali, si può dire? Sì, penso di sì, si può dire. Più attenti alle apparenze? Anche, sì. Sì. Rovazzi, sì. Simpatico, dai. Che cosa ho preso? Una cosa veramente da nerd esagerato. Sono una persona molto social? No, non tantissimo. Come mai? Più o meno. Ah, così, non lo so. Allora, odio un po' il fatto che i giovani stanno sempre attaccati al telefono, un pochino anch'io, ma non tanto. Sì, abbastanza. Abbastanza. Vi piace usare i social? Quali usate maggiormente? Instagram e Facebook. Sì, molto. Quanto è importante l'immagine che diamo di noi stessi sui social? Beh, abbastanza, perché una persona che non ci conosce comunque guarda sui social e si fa un'idea comunque sulla tua persona, però comunque deve conoscerti dal vivo per sapere dire qualcosa su di te. Secondo te i social hanno migliorato la nostra vita? Ci hanno resi più vicini veramente alle persone oppure hanno creato un'ulteriore barriera? Allora, no, secondo me hanno creato un po' una barriera, perché comunque ti dico, io sono dell'89, non è che, cioè, mi ricordo i tempi in cui non c'era niente di tutto questo, ma stavamo molto molto meglio tra di noi, parlavamo un botto, adesso si è un po' persa sta cosa. Le relazioni umane ne hanno un po', sono venute meno, diciamo. Sì, secondo me sì. Allontanati. Come mai? Perché comunque stando attaccati a un telefono non si può socializzare in maniera... È vero! Secondo te? Boh, anche secondo me è più o meno così, perché alla fine magari ci sono dei malintesi e quindi non lo so. Cosa ne pensi personalmente della spettacolarizzazione del dolore sui social? Ti faccio un esempio. È morto il mio cane, lo scrivo su Facebook.
Cosa ne pensi? Più che altro penso che io ad esempio non lo faccio, perché comunque è un po' vittimizzarsi, ma è cercare conforto negli altri, cioè dicendolo apertamente su un social vengono i commenti degli altri che ti dicono mi dispiace e cose del genere, quindi si cerca di consolarsi in qualche modo. Ti è mai capitato di mettere una foto, prende pochi mi piace e la togli? Sì. Oh, sincera? Sì. No, io no. Io no. Tu no? Perché ne prendi sempre tantissimi? No, quello no, però non mi è mai importato più di tanto. Non te ne importa? No. Ho l'impressione che i social ci abbiano quasi costretti a convincerci che la vita perfetta è quella delle star, di chi fa una vita assurda e prende tantissimi mi piace. È così? Sì, probabilmente sì. Anche perché... cioè, se non hai i like, sei sfigato, che lo dicono, boh, non lo so. Secondo me no. Cioè, rispecchiano, i social rispecchiano la realtà o no? No, è tutta finzione, secondo me, perché tipo ognuno mette una foto perché fa mi piace. Fa mi piace. Concordo con lei. Usciresti mai con un ragazzo che ha pochi mi piace su Facebook? Ma sì, che c'entra? Cioè, se ci dobbiamo misurare a like, non andiamo bene.